crescita, sviluppo significa rivedere anche il nostro modello di sviluppo. Allora bisogna riporre al centro il tema della scuola, della ricerca, bisogna riporre al centro il tema della riqualificazione, del riuso, magari della messa in sicurezza delle scuole a cui si è fatto riferimento, ma i cantieri non partono. Che qui non va bene nulla, cioè è inutile che sono sempre le solite cose, il job act e tutto quanto, le nuove proposte, non funziona proprio nulla. Diciamo, io vabbè, no, però la questione è altra, perché qui ormai non c'è più lavoro, non c'è niente, speranza non ce n'abbiamo più, verso questi qui non ci abbiamo più speranza di niente. Perché non ne vogliamo più? Perché de tutto, perché non ce ne abbiamo più, perché non si può avere 60 anni, 41 anni di contributi e non averci nessun ammortizzatore sociale, non ci sta più niente. La legge Fornero ci hanno ammazzato, de più de ammazzato. Se gli 800.000 posti di lavoro promessi dal Ministro dell'Economia si fondano sull'accoppiata della riduzione delle tasse alle imprese e sulla riduzione dei diritti ai lavoratori, sappiamo già come va a finire, come andò a finire la promessa del milione di posti di lavoro di qualche anno fa. Siamo qua contro le riforme del governo, che la gente è tutta disperata, non vediamo un futuro, noi bene o male abbiamo costruito qualcosa, ma per i nostri figli non c'è proprio, tante volte se uno si mette a pensare ai nostri figli ce n'è da piangere, non c'è proprio speranza di futuro in questo. Eppure c'è un governo cosiddetto di sinistra e questo è il primo sciopero contro. Questo è un governo di sinistra, noi infatti protestiamo anche contro lui, ma se era lui o era un altro non cambia niente, noi vogliamo un governo che praticamente non fa altro gli interessi del popolo, della povera gente, che i nostri genitori hanno lavorato una vita, hanno costruito il nostro futuro, ci hanno dato dei valori e questi valori oggigiorno vengono a mancare, perché questa gente proprio accecata dal potere, guarda, non ci sono parole veramente. Si lotta, se no c'è lo sconforto. No, è una lotta continua tutti i giorni, perché noi non riusciamo ad arrivare a fine mese, con i ragazzi lavoriamo, la mattina ci alziamo alle 4 per andare a lavoro e con le leggi che loro stanno cercando di mettere in atto noi non siamo neanche padroni di andare al lavoro, che da oggi al domani il nostro padrone ci dice non ci servite più e ci mandano a casa come se fossimo una scarpa vecchia. Una giornata importante, uno sciopero nazionale, perché siamo qui? Una giornata molto importante, perché anche le notizie che vengono dalle altre città sono di una larga partecipazione dei lavoratori e visto quello che è l'attacco del governo Renzi mi sembra assolutamente un segnale, anche perché possono essere l'inizio di una raggregazione della società dal basso contro chi dall'alto dei palazzi sta stangando tutti. Quindi si può dire il primo sciopero nazionale contro il governo PD, dovrebbe essere un governo di sinistra. In realtà il governo è di unità fra PD, PDL e tutta la compagnia dei vari politici, quindi è un governo contro il palazzo. Faccio una domanda ardita, è anche in qualche modo una protesta, una manifestazione contro gli ex dirigenti CGIL, leggi Epifani, che sono in Parlamento, votano il Jobs Act, una volta erano qui. Guarda, io sono un responsabile CGIL al mio posto di lavoro, sono eletto RSU, e quindi credo che è sicuramente una manifestazione di tutti quelli che hanno sostenuto questo governo, al di là del loro schieramento sindacale, perché è uno sciopero contro un'offensiva padronale e governativa, diciamo senza precedenti, e questo che ha cercato di rappresentarsi come un governo amico ha un po' calato la maschera. E oggi il fatto che ci siano centinaia di migliaia di lavoratori in piazza in tutte le città d'Italia è un segnale che certi trucchi lasciano il tempo che trovano e la gente comincia a capirlo, perché se lei mette insieme l'astensione alle elezioni regionali, che tutti hanno fatto finta che non contassero, ma stiamo parlando di meno del 40% della popolazione che ha votato, ai risultati di questo sciopero, beh, il segnale per i politici è chiaro, la politica è la frutta. E i politicanti sono alla frutta, la gente comincia a capire qual è la sostanza dei provvedimenti governativi e sta cercando una strada differente. Lavorare in fabbrica fino a 69 anni, non ci sono diritti, non c'è pensione, non c'è nulla? No, a 69 anni non ci se la fate dentro la fabbrica, è quello che non capisco, hanno fatto una legge che è inattuabile, perché se noi a 69 anni entriamo in una fabbrica dei sanitari che non sanno nemmeno quello che testi, signori, ci vannerebbe essi a lavorare per vedere se ce la fanno a 69 anni a lavorarci. Quindi, e poi l'hanno fatta in un momento dove c'è sta crisi occupazionale, dove fabbriche stanno a chiudere, stanno a buttare fuori gente. Io personalmente per esempio ho
sto in mobilità, fra un anno finisca mobilità, quando finisca mobilità ho 40 anni e 10 mesi di contributi, non posso andare in pensione, non ho più l'età perché mi riprendono a lavorare perché non trovano più nemmeno i giovani, e quindi ho 2 anni di baratro davanti a me. Hanno detto che hanno salvato l'Italia dal baratro e ci hanno messo un mare di lavoratori. Lo sciopero è fondamentale ed è il primo sciopero contro il PD che non sta facendo nulla. Certo, ma non contro il PD, contro Monti, contro tutti, ed è contro tutti perché chiunque va a governare ce l'ha sempre che i lavoratori, c'è niente da fare. Bisogna superare il blocco della contrattazione del pubblico impiego, ridare a tutta la contrattazione il ruolo, una funzione nazionale e decentrata. La stessa riforma della pubblica amministrazione che anche noi diciamo che serve. Allora Renato, oggi è una giornata importante, il primo sciopero generale a livello nazionale, siamo qui a Roma, è stato detto il primo sciopero contro il PD. Voi perché siete qui insieme agli altri lavoratori? Proprio per questo, perché erano diversi anni che non si faceva uno sciopero generale, e uno sciopero generale che oggettivamente era uno sciopero generale contro questo governo e quindi anche contro il PD. E questo ci sembrava un passaggio molto importante, perché purtroppo spesso i sindacati confederali sono stati bloccati dalla logica del governo amico, e invece purtroppo questo governo non si è dimostrato amico dei lavoratori, e quindi proprio per questo abbiamo partecipato a questo sciopero, anche se per noi del mondo della scuola è già il terzo sciopero che facciamo, perché abbiamo scioperato a ottobre, abbiamo scioperato a novembre e questo appunto è il terzo sciopero. Noi abbiamo denunciato con vigore questa che qualcuno considera un tradimento degli ex dirigenti CGIL che hanno votato in Parlamento sostanzialmente contro la loro organizzazione, perché sono ancora iscritti alla CGIL, ma soprattutto contro i diritti dei lavoratori e lavoratrici, per la cancellazione nella sostanza dello statuto dei diritti dei lavoratori della legge 300 del 1970. È una cosa gravissima ed è assurdo e vergognoso che il gruppo dirigente, in primo luogo Susanna Camusso, non abbia trovato la forza di rompere politicamente con questi dirigenti del Partito Democratico, ex dirigenti CGIL. C'è un lungo elenco e questo è uno degli elementi che porta sfiducia, rassegnazione, perdita di credibilità della CGIL e del sindacato quando si vedono sindacalisti che cambiano casacca e cambiano orientamento. È una cosa vergognosa. E quindi il sindacato è un'altra cosa, la scuola è un'altra cosa, i diritti sono un'altra cosa e una cosa seria. Il sindacato è un'altra cosa, noi è davvero un'altra cosa anche in questo. Noi al congresso avevamo proposto dei meccanismi per impedire questo passaggio di casacca che adesso per il Parlamento, ma abbiamo anche tanti sindacalisti, e uno è Moretti, ex Ferrovie, attuale presidente di Finmeccanica, che viene anche lui dalla CGIL, quindi non c'è solo, diciamo, chi cambia casacca per andare nelle buvette, ma c'è anche chi cambia casacca per andare dall'altra parte del tavolo, dei tavoli che ha seguito. Questo è anche questa una cosa vergognosa. Quindi noi abbiamo persino invitato i lavoratori a contestarli. Abbiamo apprezzato che non si sono fatti vedere coloro che hanno votato il Jobs Act, perché sarebbe stato davvero grave.